Una notte mi raccontò che un giorno migliaia di persone sarebbero andate da lui e lui le avrebbe guarite e che sarebbero arrivati anche degli scienziati. Mi sembrò strano. Poi iniziai a correre e a saltellare come un capriolo e dissi, sono guarito e in quel momento provai a muovere il braccio che era immobile da anni e il braccio si raddrizzò. Riuscì soltanto a gridare si muove Allora disse di nuovo, stendendo le mani, «Alzatevi! Voi paralizzati, potete camminare!» E a quel punto si alzarono. Io rimasi sbalordita da ciò che vedevo. Iniziarono a scendermi le lacrime, non solo a me, anche agli altri. Quando lei vede che i malati si alzano dopo che Bruno Gröning ha parlato con loro, vede che lui sta semplicemente lassù e dice «Ora alzatevi!» e loro si alzano. O vede persone che prima camminavano con le stampelle e poi le buttano via. Allora è chiaro che una persona così non la puoi più chiamare ciarlatano. Per ringraziarlo, gli portai cose da mangiare. Riceveva ogni giorno dei sacchi di posta che venivano accatastati sulla strada, davanti al suo ingresso. E lì lasciai caffè, burro, salsicce e altro ancora. Arrivammo a Rosenheim col treno e scendemmo. Non sapevo dove fosse Gröning o il cosiddetto Trabahov di cui si era scritto. Non ne avevo alcuna idea. Non sapevo neppure se Gröning fosse lì. Ma come uscimmo dalla stazione, vedemmo tanta gente con bastoni e stampelle che si dirigeva tutta in una certa direzione. Allora dissi al mio compagno, ecco, dobbiamo andare da quella parte. Se si stava sul balcone, si vedevano solo persone ovunque, uno sciame di persone inimmaginabile. Che folla! Era difficile arrivare fino alla casa. Gröning uscì dalla porta del balcone e si appoggiò alla ringhiera con entrambe le braccia aperte, così, a scartamento largo, per così dire. Quell'immagine non mi abbandona più. E stavamo in silenzio. Si sarebbe potuto sentire cadere uno spillo, nonostante tutta quella gente. Inimmaginabile. Mentre stava sul balcone, ebbe l'impressione che fosse consapevole della sua missione. Era questo che gli dava la forza e la capacità di irradiarla. Sì, parlava, diceva alcune cose, ma la cosa più importante che udirono le mie orecchie fu: a Dio dovete credere. E in me dovreste avere fiducia. Io non sono qui per tenere grandi discorsi, bensì per aiutare e fare da intermediario per la guarigione. Non pensate alle vostre sofferenze. Osservate il vostro corpo. Ponetevi la domanda: cosa sta succedendo al mio corpo?
Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Ciò che vidi furono le persone sulle sedie a rotelle. E ce n'erano anche un gran numero. Non mi ricordo più con esattezza quante fossero. Seguirono veramente l'esortazione di Gröning. Si alzarono dalle sedie a rotelle e le spinsero da sé. Questo l'ho visto io. Un giornale di Rosenheim ci aveva affidato l'incarico di riportare in modo assolutamente imparziale ciò che faceva il signor Gröning. Dovevamo semplicemente osservare ciò che accadeva. Ma all'improvviso, il secondo giorno, arrivò la direttiva di scrivere in modo più scettico o addirittura negativo. Era ovvio che la maggior parte dei medici non fosse contenta al pensiero, si potrebbe dire così, che ora ci fosse qualcuno a cui bastava guardare una persona e dirgli: sei guarito. Quindi dissero: o è un matto o è un bugiardo. Ma lui non era né matto né bugiardo. A Wangerooge vidi personalmente un insegnante che camminava con molta fatica, sorreggendosi sul suo bastone da passeggio. Si avvicinò a Gröning e Gröning gli parlò di qualcosa. Poi prese il suo bastone e, cosa che mi lasciò sbigottito, tese il suo braccio e con quello destro spaccò il bastone sul braccio. Quindi disse all'insegnante: questo non le serve più. Quindi mi accarezzò e disse a mia madre: torni serenamente a casa, la sua bambina è sana e fra 2 settimane la porti dal suo medico per un controllo. E così andammo a casa. E per la prima volta dormii tutta la notte. Nel pomeriggio dormivo ancora, senza mai muovere le braccia né grattarle. 2 settimane dopo mia madre mi accompagnò dal medico di famiglia e lui confermò che non c'era più niente. Es war wirklich weg. Ich hab den am nächsten Tag. Il giorno dopo quell'insegnante tornò a casa con il mio stesso treno. Credo che andasse ad Aue, non lo so. 2 vagoni più avanti, d'un tratto vidi l'insegnante seduto. Ovviamente andai da lui e gli domandai allegro: come va adesso? Alla grande, mi rispose. Tutto passato. Poteva camminare perfettamente. Non aveva più dolori alla schiena. Era tutto a posto. Il medico tornò il giorno dopo. Veniva tutti i giorni con un'infermiera per fare la visita. Tolse le coperte dal letto e si sedette. Signora Graffarent, non avevo mai visto una malattia sparire così all'improvviso. La frase più o meno era questa. E noi ne fummo più che felici. Mia madre visse in buona salute per altri 20 anni ancora. E di questo siamo stati tutti molto grati. Thank you.
possedeva denaro, anzi, usava spesso l'espressione «il denaro è il diavolo». Teneva un atteggiamento negativo nei confronti del denaro e ci era rigorosamente proibito accettare soldi, anche se erano destinati a lui. Ciò che si raccontava di lui era che non disprezzasse un compenso e questo, a mio avviso, non era giusto. In realtà non accettò mai del denaro. Piuttosto erano coloro che lo circondavano ad essere interessati ai soldi. Ed è un peccato che sia stato incolpato di fatti che non corrispondevano al vero. Egli stesso era una persona molto modesta e di poche pretese. Assistei a un fatto interessante. D'un tratto ci mostrò quanti soldi avesse. Se li cercò addosso. E poi mise sul tavolo 37 centesimi. Questo era tutto ciò che aveva. Non lo vidi mai accettare dei soldi. Varie persone gli lasciavano del denaro da qualche parte, ma lui diceva: riprendetevi i soldi, ma non li riprendevano. Allora lui raccoglieva tutti i soldi e li infilava nella borsa di una donna. Si venne a sapere in seguito che questa donna era una povera vedova di guerra che non riusciva a capacitarsi che un gesto del genere fosse ancora possibile al giorno d'oggi. Era tutto semplice con lui, capisce? Era questa la sua grandezza. La sua semplicità era anche la sua grandezza. Che egli ne fosse consapevole o meno, rendeva tutto semplice. Questo era il bello di lui. Non si è mai vantato o cose simili. No. Io non l'ho mai sentito. Herr Gröning hat wieder eine. Il signor Gröning aveva ricevuto di nuovo un atto di accusa e voleva che mio marito lo leggesse. Mio marito a quel tempo era giudice nel tribunale distrettuale di Bad Kissingen. Diede l'atto di accusa in mano a mio marito e disse: «Io non sono né un naturopata né altro. Non do medicine e non chiedo denaro». Mio marito lo lesse e disse: «Non capisco di cosa lei sia accusato». I non esperti avevano la sensazione che questo Gröning dovesse essere condannato. Ecco come lo vidi nel palazzo di giustizia, completamente tranquillo. E aveva ragione. Non aveva fatto alcun male. Riuscivo a percepire la sua serenità. Andai verso di lui ed egli mi disse: «Non si...» Voleva tranquillizzare me. «Non si mangia niente così bollente come è stato cucinato». Era così indignato che disse con grande tristezza: «Su questa terra, se una persona fa del bene, viene punita. Ecco come va». Quando Bruno Gröning venne l'ultima volta a Klagenfurt,
Ebbi la fortuna e l'occasione di sedermi accanto a lui. E all'improvviso disse, si piegò un pochino in avanti e disse, «Oh, Maria, ho un dolore talmente forte!» E io dissi, «Mio Dio, e perché?» E allora lui mi disse, «No, è già passato!» Ma sembrava invece che stesse ancora molto male ed era anche molto serio e triste. Diceva, «Mi stringono la gola in modo che io non possa più guarire». E poco prima della sua morte, disse anche che bruciava internamente perché non poteva più guarire. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Si richiama il processo penale contro il signor Bruno Gröning per il reato di esercizio abusivo della medicina. Disse letteralmente, le persone non sanno proprio come mi stanno combattendo, non sanno quale grazia abbiano nell'avermi. E adesso, fra poco, non mi avranno più. E poi disse le parole più importanti. Tutte le persone devono morire, e anche io morirò. Il mio corpo sarà deposto nella terra, ma io non sarò morto. E quando qualcuno mi chiamerà, io arriverò e continuerò ad aiutare. E quando giungerà quel momento, allora ognuno potrà ricevere aiuto e guarigione da solo.